deputata regionale Margherita La Rocca Ruvola è stata eletta coordinatrice provinciale di Forza Italia di Agrigento. L'elezione è avvenuta per acclamazione a conclusione del congresso provinciale che si è svolto ad Agrigento, presieduto dalla deputata nazionale di Forza Italia Erika Mazzetti. Il servizio di Gaetano Ravanà. La Rocca Margherita al segretario provinciale di questa provincia. Come era nelle previsioni della vigilia, la deputata regionale Margherita La Rocca Ruvola è stata eletta coordinatrice provinciale di Forza Italia ad Agrigento. L'elezione è avvenuta per acclamazione a margine del congresso provinciale che si è svolto nella città dei Templi, presieduto dalla deputata nazionale di Forza Italia Erika Mazzetti. Gli azzurri in provincia di Agrigento continuano ad essere un grande partito. La campagna di tesseramento che si è conclusa lo scorso 31 ottobre ha fatto registrare 1200 tesserati, ma è andata bene in tutta la Sicilia e anche a livello nazionale. In questo modo è già spianata la strada al congresso del 24 e 25 febbraio che si svolgerà molto probabilmente a Roma. Grande la soddisfazione espressa dal vice coordinatore regionale degli Azzurri, Riccardo Gallo. Onorevole Gallo, oggi è una giornata importante per gli Azzurri, non soltanto della provincia di Agrigento, ma per tutta la nazione. Certo, oggi è un fatto molto importante perché abbiamo per la prima volta eletto un acclamazione segretario provinciale che è l'onorevole Ruvolo, che è sia deputata regionale sia sindaco. Oggi abbiamo un'altra possibilità importante da poter capitalizzare: la presenza della regione, del presidente Schifani, che è molto vicino a tutti i siciliani, ma vi posso dire vicinissimo alla provincia di Agrigento. Oggi è una giornata importante, abbiamo tre appuntamenti importanti: le provinciali, le europee e le amministrative, dove Forza Italia, se qualcuno pensava che era finita, purtroppo dobbiamo sconfessarli, perché oggi Forza Italia ha più adesione, più armonia e più vivacità di prima. Ecco, infatti proprio questo è l'argomento. Dopo la morte di Silvio Berlusconi si pensava che Forza Italia si potesse sfaldare, invece vi siete quasi rafforzati. Noi stiamo andando grande a Silvio Berlusconi, grande presidente, che le sue idee non si perdono, i suoi valori, e Forza Italia va avanti perché c'è dietro sempre la linea del nostro presidente, che è Silvio Berlusconi. Grazie al mio partito, ha detto Margherita La Rocca Ruvolo subito dopo l'elezione, per la rinnovata fiducia che mi è stata accordata. Oggi Forza Italia è un partito competitivo grazie al lavoro di tutti, ma in particolare al lavoro fatto dal segretario Tajani. L'appuntamento di oggi è quello di celebrare i congressi provinciali. Da qui partirà l'impulso per tutto quello che attende il territorio e per tutto quello che attende la politica. Quindi ci sarà la preparazione per le campagne elettorali di giugno, ma c'è soprattutto tanto lavoro da fare nei territori con i coordinamenti locali e anche pensare a quelle che sono le istanze più pregnanti che in questo momento attanagliano la nostra terra. Mi viene in mente un tema che è quello dell'agricoltura, un tema che è quello della sanità, un tema che è quello del welfare. Su tutti questi temi Forza Italia si deve fare trovare pronta e combattiva per poter portare risposte e per poter dare quelle soluzioni che la gente attende. Posso dire che devo lavorare insieme agli altri, loro sono la mia forza e sono sicura che insieme faremo tanta strada e un buon lavoro. La nostra forza è stata proprio il tesseramento che si è chiuso il 31 ottobre. La provincia di Agrigento ha portato 1200 tesserati, ma è andata bene in tutta la regione, è andato bene a livello nazionale. Noi ci presentiamo al congresso del 24 e 25 di febbraio con una squadra che è una squadra vincente e assieme lavoreremo per il territorio.